Oh, sciavolette, guardate, sono piccolissime. Sono dentro un cacchio di tronco di un albero. Finalmente potrò rompere la vanilla dei miei amici. Siete pronti? Perché mi divertirò un sacco. Iscrivetevi al canale, lasciate like adesso, sciavolette. Stormo, fatelo ora. Ok, eccoli lì. Ok, sentiamo cosa hanno da dire. Ok, ragazzi, facciamo qui il campeggio, va bene? Vai, ragazzo. Ma quindi prendete la legna, poi lì c'è la spiaggetta e fra qualche bagnetto. E qualcuno copra quel buco. Va bene, okay. Va bene. Ti penso io. Speriamo ovviamente che non mi scoprirò mai, perché guardate, mi sono fatto una struttura, pure quel blocco d'erba posso andare. E non solo questo, ma posso anche salire qua sopra quest'albero. E sopra quell'albero c'ho praticamente una zona proprio perfetta per non farmi scoprire dai miei amici. Ok, iniziamo a rompergli le scatole. Ecco, perfetto, allora iniziamo da Zoe. Ho preso un po' di legno. Buono. No, buono. L'ho presa. Qualcuno ha un accendino? Ragazzi, no. Meg, perché mi picchi? Io? Ma non è vero, ma cosa vuoi? Ha visto che mi stai picchiando? Non è vero! Ragazzi, che succede? C'è Meg che mi picchia così a caso. Meg, non picchiare, Meg, non dai. Ma si può sapere chi avete fatto? Basta! Scusate, ma stiamo lavorando, mi dispiace. Che sei? Ma ha preso Vivi! Ma cosa? Non ho fatto niente! Mi picchiato! Oh, ragazzi, noi dobbiamo lavorare, dai, basta. Dai, ragazzi, dobbiamo prendere le cose seriamente. Cavolo. Ok, prendo pure Alex. No, che si è spostato. Oddio, ho preso Ivy. No, non ho preso nessuno, cavolo. Quando sono troppo lontani, ovviamente accade questo. E sapete quando sono troppo lontani cosa devo fare? Ovviamente utilizzo la mia Ender Pearl per andare verso quel blocco. Ok. Ok, dovrei uscirci. 3, 2, 1. Ok, andiamocene in fondo. Oh! Dammi tutto il cielo. Hai le braccia piccole. Ho le braccia così piccole. Che cosa vuol dire? Scusa, che non ci arrivi. Non devo farmi vedere, devo stare. Ragazzi, cosa cavolo vuoi? Scusate, che sta coprendo il buco con il legno? Ok, perfetto. Un idiota! Ma fanno con la terra! È brutto da vedere. Ma non è tutta terra e tu metti il legno, ma non ha senso. È bellissimo, guarda. No. Ragazzi, va bene, dai, ci facciamo la casa alla terra qua, dai. No, ma ci facciamo una casa, ragazzi, ci facciamo una casa, non è peggio. Non riesco a prenderli, se stanno troppo lontani verso quella parte, sciabolette. Facciamo la chiappa, dai. Ho preso un po' di terra. Ragazzi, siamo qui solo una notte. Prendo Zoe. No, ok, ho fatto la legna. Ho preso la terra. Aia! Ivy, perché mi devi picchiare? Ho capito, però. Cosa? Ti ho picchiato! Ancora, ma la volete finire? Aspettate, stiamo lavorando. Avete cercato? No, oggi vi volete divertire. Oh, ancora! Non ho fatto niente! Ero letteralmente qui, l'ho visto che mi hai tirato un pugno. Devi smettere. Appunto, l'ho visto. Oh mio Dio! Te non ho toccato neanche a te. Devi stare tranquilla. No, sei troppo agitata. Che cosa non lo stai dicendo? Senti, facciamo così. Tu vai Meg. Ragazzi, mi sento troppo bassa ultimamente, ok? Quindi voglio essere un po' più alta di voi oggi. Ma come ti permetti? Vai giù. È giusto anch'io. Dobbiamo fare un campeggio. Scendi. Vado a scendere. Non riesco a prenderla altrimenti. Vado a scendere. Guardate questa. Mi serve una. Qualcuno ha della pietra, per favore. No, la volevo prendere io. Devo prendere Meg in qualche modo. E sapete come posso prendere Meg? Dato che è troppo alta. Beh, io mi sono ingegnato un altro punto a favore mio, ovvero quella zona. Però per salirci o uso una Ender Pearl, cosa molto molto difficile, oppure uso il mio jetpack. Proprio così. Ok, pronti? Speriamo di riuscire ad arrivarci. Hai staccato. Ok. 3, 2, 1. Via. Funziona! Perché non l'avete tolto? Ok, sentiamo cosa hanno da dire. Non c'entra nulla. È brutto da vedere. Esatto. Grazie. È giusto che tutti ci sentiamo allo stesso livello di altezza. Crocco, stavolta sei stato tu, ti ho visto. Cosa? Basta, venga, anche tu! Ho capito che mi stai litigando in questo modo, però basta! Aspettate di litigare, basta! Non ho bisogno di questo. No, ragazzi, mi state rompendo davvero le scatole, no, basta. Basta! Io vado a farmi la vanilla da sola. Ecco. Ma no, io faccio la mia legna. Traditrice della patria. E faccio la mia casetta. Ti allontani da qua, sai cosa? No, non mi allontano da qua, faccio la mia casetta 2x2. Anzi, 3x3. A posto. Ciao, levatevi. Ci sono solo io qua. Un po' di terra in mezzo. Campeggio, rimanevo qui solo una notte. Non se ne fare case. Ma che cosa state facendo? Ma siete degli idioti. Che gruppo di scimmie. Ok. Allora, aspettiamo un attimo che si fanno qualche casetta. E vi aggiorno. Oh mio Dio, ma cosa hanno costruito in pochissimo tempo questi?
sciabolette. Sentiamo cosa hanno da dire. Ragazzi, venite a vedere la mia casa. Guardate, è la migliore. È la mia, manca la porta. Non è no, vero, la mia è la casa. Più bella, mi dispiace. Ma, sì, ma, certo, Zoti. Ma si può entrare. Ma la porta a che serve? Allora, no, non potete entrare se non aprite la porta. E poi. Ma io sono entrato. Devo arrivare dove stanno loro. Stai citando! Ma io entrare la porta! Devi aprire la porta! Sono fuori, dentro, fuori, dentro. No, esatto. Devi aprire la porta! Ok, vediamo se riesco ad arrivare da loro. Oddio, ma sì! Che stai facendo? Mi serve la porta! Te ne regalo una, tieni! Dio. Sì, grazie! Ecco. Perfetto! Bella casa, Croco! Non è mia questa. È una casa sull'albero. È di Meg. È mia, è mia. Aia, perché mi dovete picchiare, ragazzi? Ragazzi, ancora? Io sto da Becchio perché tanto domani la smontiamo. Che cavolo. Wow, Crucco, che bella casa. Vabbè. Ma era una casa da una notte, ecco, ragazzi. Vabbè, poi ho capito, qui... però comunque, cioè, capito. Ivi, questa è la casa tua. È un bunker. Wow. Ah. Non ho ancora finito. Quando lo finirò, adesso non potrei entrare qua dentro. Vabbè, ragazzi, guardate, qua c'è la mia casa, se mi faceste passare. Questa qui è mia, guardate. Bella. Guardate che carina. Questa wow. È bella. È molto bella, sì. Wow. Sì, sì, sì. Esagerata, però vabbè. Poi abbiamo questa la mia di casa. Perfetto. Ma non per un campeggio. Dove dormi? Non c'è nulla. Sul legno. Forte. Sul legno. Ma è scomodo. Non ho preso nessuno. Cacchio. È la mia, una casa per fatine. Ora vi faccio venire un infarto. Sì. Ok, perfetto, guardate. Il pavimento. Vabbè. Ragazzi. Ma ho preso fuoco la casa. Il mio bunker prende fuoco. Ma come cavolo è possibile? Perché fa davvero talmente tanto schifo che anche il mondo di Minecraft lo vuole eliminare. Mi dispiace. Devo ancora perfezionarlo. Sta zitta. Non vuoi accettare che faccio schifo? Non veloci. Ok. Che si propaga. Che qui è tutto legno. Sono così tanto piccolo che loro non riescono neanche a vedermi. Che avete capito? Sciabolette. Ok. Ma ora mi metto a bruciare tutta la casa. Vivi. Il cielo, il sole. Perché abbiamo collegato. Vabbè, queste sono già collegate. Okay. Vabbè, di Crucco sono collegate. Ma non ragazzi, è vero. Ragazzi, cosa vi prende fuoco? Come prende fuoco? Ancora. Svegli, svegli. Attenzione. Ivi prende fuoco. Ivi, ma non entrare nel fuoco. Ma in acqua, Ivi, ma in acqua. Okay. Laggiù in acqua. Dai. Ok. Ma com'è possibile? Brucia tutto. Io spero che Zena non abbia davvero ragione. Ho anche casa di Alox. No, casa mia no. No, dai, casa di Alox è carina. Aia. Allora, okay. Se qualcuno ha il flint and steel non è molto divertente. Io non ne ho. Sono sopra il blocco, sono sopra il blocco. Devo proteggere la casa. Dove sono? Ok. Oh cavolo. Comunque però ragazzi, un po' di porte qui. Meg, che stai facendo? Per passare dovete aprire la porta. Oddio, ma che ti sei una piccolata. Beh, forse bene. Risolvere ogni situazione diventerei sei anche più intelligente. Dai, Zoe. Che cosa? Che c'è? Svettila. Ma aspetti la cosa che sono lontana 5 km. Zoe, la devi smettere. Perché stai importunando Zoe? Ma cioè, io non lo sto facendo nulla. La solita bulla. Ragazzi, smettete di picchiare. Aia, vai, ragazzi. Vai, ragazzi. Perché mi picchiate? Non sono stato io. Oh mamma mia, che stupidi imbambai che sono. Mettetela. Date ragazzi, ma se nessuno sta picchiando di noi, su di noi, però continua a prendere danno. Allora qui c'è qualcosa che non va. Tipo, c'è qualcosa di invisibile. Invisibile. Oddio, però è difficile in una vanilla. Ragazzi, avete controllato tutti chi sta dentro il server? Oh, eravamo noi. Sbrigando a fare i cavoli suoi. Sbrigando è andato a fare i cavoli suoi. Dove? Non ti puzza questa cosa? Oh, è no. Vero. Potrebbero scoprirmi FRZ adesso. Lontano dagli altri FRZ. È vero. E noi non ci stiamo toccando tra di noi. Quindi forse ci sta facendo uno scherzo. Usciamo letto. Ma non è qui. Ma dove cavolo è? Davvero? Siamo sicuri? Dove cavolo è? No, è impossibile, ragazzi. Dobbiamo cercarlo. No, esatto. Sì, ma non me ne siamo accorti. Ma questo apre il vetro. Non è che ce ne siamo accorti. È sempre stato qui. E allora, non potevate avvisare. Ma c'è un baby letto dentro, che carino.
Pensavamo fosse tipo una mod. Una mod dei minimei. Ma ti pare? Ho scoperto Crook che quella è la persona più intelligente tra tutti. Si stanno rendendo conto che c'è forse qualcuno più piccolo. Non c'è una mod del genere. Qui c'è Spreezer piccolo. Dobbiamo cercarlo. Ma che cavolo è? Ah, vero, allora anche questo blocco è finto. Anche questo c'è il vetro, è vero. Cavolo. Vuol dire che Spreezer è stato qua tutto il tempo? Ha spiato. Vuol dire che ci ha spiato. Ma che serve pietra e dare fuoco a quest'albero per vedere se Spreezer è fuori? Hai ragione. Chiamami fuoco. No, il mio albero. Chi è l'accendino? Io. No, dai. Aspettate. Oh, il mio albero. Ah, perfetto. Brucia. Mannaggia. No, sta andando in fuoco la casa di Violet. No, sarà tutto a fuoco. Via, stupido albero. Eccolo, l'ho trovato sopra questa foglia. Perché vola? Torna qua. Oddio, il fuoco. Prendetelo. Cosa vuoi? Eccolo. Fattene via. Mi ha colpito, lui che ci colpisce. Ma cos'è questa cosa? Prendilo. Farò all'infinito, non mi troverete mai. Non mi prenderete mai. Prendo fuoco. Subito qui. Col cacchio proprio. Ti distruggo casa. Prendetelo. Ci ha messo un sacco a farla. Tu, brutta scoprina. Carina pure la terra. Distrutto. Questa è la nostra vittoria. Vittoria per Rezeta. Ti farò male, mi faccio male. Però casa di Violet è andata. Ragazzi, sta prendendo fuoco l'intera foresta. Non riesco a prenderlo. Questo non è rotto. Mi prendo. Cosa vuoi, Ivy? Prendilo. Picchiatemi. Bene, bravi, però intanto vi ho rovinato la vanilla. Ma la mia casa è ancora intatta.